Questo che ho alla mia destra è l'Asus Transformer Book Flip TP300. Non è un tablet, ma è un computer che ha la possibilità di rigirarsi completamente fino ovviamente a riprendere le sembianze di un normale notebook. È un dispositivo molto bello, devo dire, molto elegante. Questa finitura liscia con questa scocca nera lo rende molto piacevole, molto compatto. Non è molto alto, ma comunque sia il peso non è ridotto, 1,75 kg, sicuramente non lo rendono adatto per l'uso continuativo come tablet. Se si vuole, però, ovviamente andando a piegare completamente la scocca, si può non solo andarla a utilizzare in questa modalità, diciamo, touchscreen, con il quale si può interagire con il dispositivo senza avere la tastiera di mezzo, ma si può andare poi a chiuderlo e utilizzarlo semplicemente in questa maniera. Certo è che un display da 13 pollici e un device da 1,75 kg non rendono molto facile questa esperienza d'uso. All'interno troviamo un processore Intel Core i3, i5 o i7, ovviamente è una macchina personalizzabile nelle sue specifiche, fino ad 8 GB di RAM e Windows 8.1 a bordo. Solitamente nella configurazione base troverete un SSD da 128 GB, ma per chi lo vuole si può andare a scegliere un hard disk meccanico fino ad 1 TB di spazio. Il display rimane sempre da 13 pollici, 13,3 pollici per la precisione, è IPS, touchscreen e Full HD. La scheda grafica è interessante, è una Nvidia GT 820M, non è sicuramente la migliore della sua categoria, ma dovrebbe essere capace di farvi giocare a qualche titolo non particolarmente pesante e soprattutto dovrebbe dare al sistema operativo la giusta carica per affrontare ogni tipo di situazione. Nella parte frontale troviamo poi ovviamente la webcam, i microfoni e andiamo a vedere la connettività che offre questa macchina. Sulla parte sinistra è presente il Kensington Lock che consente di bloccare il device con un apposito sistema di sicurezza, una porta USB, uno slot per la SD, un pulsante Windows perché serve nel momento in cui si va a utilizzare il device in modalità tablet, non si ha più accesso al tasto Windows e di conseguenza è necessario andare a premere questo pulsante. Ritroviamo poi appunto un bilanciere per il volume e un tasto di accensione e spegnimento. Appunto, questi qui servono alcuni di essi sia per l'uso normale come quando si ha un laptop, sia nel momento in cui si ha un tablet e non si ha quindi accesso a certe caratteristiche. Qui troviamo invece i tre LED di funzionamento, se il dispositivo è acceso, se è in carica e se l'hard disk sta lavorando, mentre da quest'altra parte la connettività è assicurata da ovviamente l'ingresso per la ricarica, la porta HDMI per il display mirroring e due porte USB 3.0. Questo qui è invece l'ingresso multiplo per cuffia e microfono. Una macchina sicuramente interessante, questa funzionalità di potersi aprire, scusate, e di ruotare completamente su se stesso, è una cosa che avevamo già visto in passato sul mercato presentato da altre aziende, una su tutte Lenovo con i suoi yoga, con la sua serie Yoga. Sicuramente saremo curiosi di provarlo più a fondo, di vedere se riuscirà a mantenere le aspettative. Bellissimo è questo computer che ho alle mie spalle. Parliamo infatti dell'Asus ZenBook NX500, un dispositivo sicuramente non per tutti, per una serie di caratteristiche hardware davvero originali. Innanzitutto parliamo di un corpo tutto in alluminio, bellissimo da vedere, bellissimo anche da toccare. La finitura è liscia, però presenta questo effetto satinato molto molto gradevole. Riapriamo il computer e troviamo subito il vero elemento sorpresa, un display 4K da 15,6 pollici. La definizione è impressionante, i colori sono veramente, veramente notevoli e di conseguenza non si può che rimanere estasiati davanti a un display del genere. Come potete vedere, il display è anche touchscreen, di conseguenza si può andare a interagire con Windows non solo tramite la tastiera e il touchpad, ma anche tramite lo schermo. Altro elemento di sorpresa lo ritroviamo nella parte che accoglie appunto la tastiera. Gli speaker powered by Bang & Olufsen, azienda tedesca che si occupa di tecnologie per gli speaker di alta qualità, con Asus ha collaborato affinché si potessero mettere gli speaker esattamente sotto la tastiera e si va a creare questo gioco spettacolare con i forellini per far uscire l'audio che si incastrano con i tasti della tastiera. È un effetto davvero notevole, bellissimo da vedere. Il tutto completa il design generale di questa macchina che è davvero davvero unico. Chiudiamo un attimo la macchina per farvi vedere le opzioni di connettività presenti sui lati.
Nella parte sinistra troviamo la porta DisplayPort. Perché la DisplayPort? Perché un display 4K ha bisogno di questa connettività per poter fare il suo output completo nella massima sicurezza. Porta HDMI, porta USB e ovviamente connettore per la ricarica. Nella parte destra del dispositivo vado a staccarlo e a girarlo per comodità. Troviamo il jack per le cuffie, l'ingresso SD e altre due porte USB. Dotazione piuttosto minimal per un computer che comunque sia è piuttosto grosso grazie al display da 15,6 pollici e anche al peso non contenuto. Sono 2,27 kg quelli che compongono questo computer. La dotazione hardware sicuramente non è da meno al design, infatti troviamo un processore Intel Core i7 capace di prestazioni molto interessanti e una scheda grafica Nvidia GTX 850M. Questa scheda grafica dovrebbe consentire agli utenti di giocare senza particolari problemi, ovviamente non a 4K, è necessario andare a ridurre la risoluzione di rendering, magari a qualcosa di più umano come il Full HD. 16 GB di RAM è la massima memoria di installabile su questo dispositivo ed è molto particolare la configurazione che l'azienda ha scelto per lo storage. Infatti parliamo di un classico SSD sul modello base da 128 GB che però diventano due in configurazione RAID 0 se se ne vogliono 256. Per chi vuole le prestazioni massime si può andare a scegliere una configurazione con SSD connessi allo slot PCI Express. Sono attualmente gli slot più veloci per offrire anche la connettività per lo storage. Come vi dicevo, scheda grafica powered by Nvidia, batteria da 6 celle che probabilmente non riuscirà a farci arrivare a fine serata a causa del display montato su questa macchina, che però vale tutto il suo prezzo di acquisto probabilmente. Infatti veramente io sono estasiato da questo display che riesce ad offrire una qualità davvero davvero notevole. Siamo all'interno dello stand Acer per mostrarvi quelle che sono le novità introdotte in occasione dell'IFA 2014 di Berlino. Qui insieme a noi abbiamo l'Acer Switch 11, la soluzione di Acer per quanto riguarda i tablet ibridi, questa categoria di dispositivi tanto chiacchierato ultimamente, che di fatto permette di avere due dispositivi in uno, un tablet ma anche un notebook grazie alla tastiera estraibile dotata chiaramente di touchpad. Parliamo quindi di un tablet ibrido, per cui partiamo subito col farvi vedere quella che è la funzionalità più importante e davvero molto divertente. Grazie ai due magneti infatti il tablet può essere staccato dalla keyboard e di fatto abbiamo in tutto e per tutto un tablet con Windows 8.1 a disposizione. Rimettiamo un attimo a posto e vediamo quelle che sono le funzionalità di questo dispositivo. Partiamo subito col dire che Acer Switch è disponibile in due diversi tagli, 10 e 11 pollici. Qui con noi abbiamo la versione da 11, pesatezza 11.2, il display IPS dotato di un vetro Gorilla Glass. All'interno abbiamo un processore Intel Atom, ma ci sono chiaramente diverse configurazioni, sia per quanto riguarda la versione da 11 che quella da 10 pollici. Configurazioni che dipendono innanzitutto dal display, disponibile sia in full che in HD, e chiaramente anche dallo storage, 32 e 64 GB. Da questo punto di vista, in considerazione anche del poco storage a disposizione, Acer mette a disposizione un packaging che permette di avere Office 365, chiaramente per un anno, quindi poi l'abbonamento andrà rinnovato. Acer quindi Switch 11, un dispositivo pensato per diverse tipologie di utente, sia per chi cerca un secondo dispositivo da utilizzare magari anche in mobilità, vista la possibilità di dissociarlo dalla tastiera per avere un tablet, ma anche eventualmente per un uso più professionale, soprattutto in mobilità. Un'ultima funzionalità che volevamo farvi vedere, è opzione in caso di acquisto, è questa cover messa a disposizione da Acer in pelle nera, che appunto può essere acquistata insieme al dispositivo. Quindi in conclusione questo Switch 11 ci ha colpito chiaramente per quello che abbiamo potuto vedere, vi segnaliamo comunque che il tablet è abbastanza spesso, adesso ve lo facciamo vedere un attimo, per cui diciamo che per quanto riguarda diciamo il classico tablet sicuramente è portatile, però comunque ha uno spessore da tenere in considerazione.
qui di fronte a noi, la nostra fotocamera, abbiamo la nuova linea Chromebook introdotta appunto da Acer in occasione della fiera di Berlino, disponibile in due diverse varianti, rispettivamente 13 e 11 pollici. Per chi non conoscesse il prodotto, Chromebook è un dispositivo basato su Chrome OS, un portatile che diciamo si indirizza ad una specifica fascia di utenti, probabilmente chi studia o comunque chi ha delle esigenze, non delle esigenze specifiche in termini di programmi, ma cerca una macchina molto veloce. Chromebook si accede in soli 10 secondi, votata alla leggerezza e alla portabilità. I due modelli in questione si caratterizzano per un design molto semplice e ben pulito, le due varianti sono entrambe di colore bianco e si differenziano nel caso dei 13 pollici per le fasce che circondano il display, che in un caso sono bianche e nell'altro nere. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo più da vicino questi due prodotti. Dicevamo del taglio da 13 pollici, disponibile in due diverse modalità. Alla sinistra abbiamo un modello con un display Full HD non touchscreen che presenta al suo interno un hard disk SSD da 32 GB e una memoria da 4 GB. Alla destra invece abbiamo la versione con display HD, in questo caso con un display touchscreen. Dicevamo che questi due dispositivi sono votati alla portabilità e a un pubblico ben specifico, testimonianza di ciò è il prezzo. Entrambi i modelli infatti saranno disponibili ad un prezzo di 299 euro con una data di rilascio che dovrebbe essere per l'Europa all'incirca ad ottobre. Diciamo però la presenza di un altro modello, in questo caso se la fotocamera riesce ad arrivare vi mostriamo anche la versione da 11 pollici, quindi leggermente più piccolo il taglio del display, con delle caratteristiche interne chiaramente leggermente ridotte, a testimonianza di un prezzo leggermente più basso, 199 euro. Ci troviamo di fronte a un accessorio abbastanza importante e caratteristico, è la Chromebox CXE. È un set-top box, se vogliamo un mini PC, che monta Chrome OS. Vediamolo un po' più da vicino. Abbiamo in questo caso un fronte abbastanza semplice, comunque il corpo del prodotto è abbastanza interessante, curato, comunque ridotto. Lo troviamo su uno stand in questo momento. Troviamo sul lato frontale tasto di accensione, ingresso SD per espandere la memoria e due porte USB 3.0 per il collegamento di tutte le periferiche. Spostiamoci sul retro, vediamo un angolo di dissipazione abbastanza ampio che va a dissipare il calore all'interno del top box. Abbiamo un blocco Secure Lock, l'ingresso jack da 3,5 mm per il collegamento di cuffie. Abbiamo anche una porta DisplayPort, l'HDMI, che sono due uscite video ovviamente. Altre due porte USB 3.0, ingresso LAN e ovviamente l'ingresso per l'alimentazione. Che cosa offre Chromebox CXE? Allora, iniziamo dicendo che è un prodotto che non è previsto l'arrivo in Italia. In questo caso lo stiamo vedendo operativo su un monitor abbastanza ampio. Non abbiamo la connessione in questo caso, quindi non possiamo utilizzare moltissime delle applicazioni offerte da Google. Vediamo, abbiamo Cut the Rope. Comunque il sistema è abbastanza fluido, consente l'accensione da spento in soli 8 secondi, cosa che è offerta ovviamente da Chrome OS, che è un sistema molto leggero. Il prezzo sarà ovviamente ridotto per tutti i fortunati che avranno l'opportunità di acquistare il prodotto, probabilmente ci sarà il modo di acquistarlo tramite ovviamente importazione europea. Ci ha saputi convincere, probabilmente sarà molto ridotto. All'interno troviamo un processore Intel, quindi abbiamo buone specifiche che sono pronte a competere con tutte quelle offerte dalle varie Chromebox. Vediamo quindi quali sono adesso le novità di Lenovo all'IFA 2014 di Berlino. Ricordiamo che siamo al secondo giorno di pre-IFA, la fiera aprirà domani, però le aziende hanno già cominciato i loro annunci. Scopriamo quindi Horizon S2, un tablet un pochino particolare per le sue dimensioni, infatti è un tablet da ben 19,5 pollici. No, in realtà non è un vero e proprio tablet, è un all-in-one, cioè un computer capace di avere tutto in questo corpo, che in realtà per le specifiche che presenta è anche piuttosto contenuto. Parlavamo appunto di una superficie touchscreen da 19,5 pollici con risoluzione Full HD, mentre le specifiche hardware interne sono un processore i7 e 8 GB di memoria RAM.
Questo dispositivo è piuttosto interessante per una caratteristica, non solo per il fatto di essere davvero gigante, ma perché presenta un'interfaccia personalizzata da Lenovo che permette di interagire al meglio con le dita. Di conseguenza si va ad esempio a vedere le foto, che poi si possono zoomare, spostare, e ovviamente si può fare altri tipi di funzioni, come ad esempio giocare, leggere, ascoltare la musica, vedere video, quindi tutto quello che si va a fare con un computer, solo con un'interfaccia appositamente sviluppata per questo dispositivo piuttosto unico nel suo genere. Le caratteristiche che vediamo qua sono che ci ricordano che questa interfaccia si chiama appunto Aura, che il dispositivo quando lavora in maniera indipendente ha 3 ore di batteria e che comunque monta la connettività NFC. Sul retro del dispositivo poi andiamo a vedere un'altra caratteristica. Troviamo infatti un kickstand che permette di appoggiarlo ad una superficie. Io andrò a farlo qua e così possiamo andare a utilizzare Horizon S2 come un computer normale, magari corredato di tastiera e mouse classici. L'NFC appunto che avevamo trovato prima si trova in questo punto del dispositivo e permette ovviamente di andare a interagire con uno smartphone o altri dispositivi. Beh, finiamo la nostra panoramica dei prodotti presentati da Lenovo a IFA 2014. Questo qui alla mia sinistra è ThinkPad Helix, è un nuovo dispositivo della gamma ThinkPad, che quindi sono computer presentati specialmente per l'ambito lavorativo, pensati per avere delle disposizioni di sicurezza e di resistenza molto elevate. È un dispositivo interessante perché racchiude appunto le capacità di un computer portatile nel corpo di un tablet. Si può poi andare a inserire in questa speciale dock che offre una tastiera e ovviamente un touchpad. La tastiera dei computer ThinkPad di Lenovo è nota per la sua qualità e la sua resistenza. Il dispositivo è quindi molto interessante, è anche piuttosto potente dal punto di vista delle caratteristiche hardware. Forse lo schermo è un pochino troppo piccolo per funzionare da computer portatile, ma è sicuramente adatto per fare da tablet. Chromebook, in questo caso la seconda generazione di Chromebook Toshiba, infatti è Toshiba Chromebook 2. Questo dispositivo, come riporta appunto il nome, monta a bordo Chrome OS, sistema operativo sviluppato da Google, e che praticamente è una sorta di Chrome, del browser Chrome, esteso come sistema operativo a livello di tutta la macchina. A bordo troviamo un processore Intel Celeron, quindi sicuramente non una macchina velocissima, però comunque capace di farci navigare senza troppi problemi su internet. Un display da 13 pollici con risoluzione HD, ma dovrebbe essere previsto anche il modello con display Full HD. Gli angoli di visuale non sono oggettivamente molto elevati, quindi questo tende a far perdere un pochino l'esperienza d'uso con la macchina. 2 GB di memoria storage, 2 GB di memoria RAM, 16 di memoria storage. Ovviamente possibilità di usare Google Drive come spazio nel cloud. In questo caso sono previsti un'integrazione con ben 100 GB di memoria aggiuntiva. Il dispositivo è molto interessante, ci permette di navigare su internet senza particolari problemi. Soprattutto quello che è veramente uno dei punti di forza di questo dispositivo è la batteria a lunga durata. Parliamo infatti di una batteria capace di fare ben 11 ore e mezzo di durata. Pesa 1300 grammi, quindi non è tantissimo per un device da 13 pollici, ed è spesso solo 19 mm. Le prestazioni sembrano essere anche più che discrete, infatti è sicuramente creato per farci navigare su internet con una buona fluidità e velocità, anche se non sono previste poi grandi opzioni di espansione, quindi non si possono andare a installare applicazioni o altri tipi di programmi. Siamo qui all'IFA di Berlino 2014, continuiamo il nostro giro per gli stand e siamo passati da Pocketbook adesso.
Ci sono tante novità molto interessanti da Pocketbook. Partiamo dalla prima, un nuovo ebook reader. Si tratta del Pocketbook Ultra. Un nuovo ebook reader molto interessante perché monta il display e ink carta, che è il nuovo tipo di e-ink di terza generazione, questo display. Piacevole, ha una buona risoluzione, 758x1024 ed è un 6 pollici di diagonale. Permette una buona lettura, le lettere si vedono molto bene. Devo dire che ci piace, cioè, ci piace da tenere in mano, una buona sensazione, è un touch ma integra anche i pulsanti fisici, è un design molto semplice, però non è brutto, è anzi abbastanza piacevole, e soprattutto abbiamo nella nuova interfaccia che ci presenta Pocketbook sui ultimi dispositivi, potrete notare una cosa molto curiosa, qui c'è scritto camera, perché noi andiamo ad aprire l'applicazione dedicata e abbiamo una fotocamera. Ora c'è questo effetto abbastanza buffo, abbastanza curioso, come potete vedere è abbastanza difficile prendere un'immagine adesso che il dietro è tutto bianco, però scattando con la camera l'immagine viene poi salvata e ce la ritroveremo invece in versione normale, senza questo effetto dato dal display e ink, nella memoria interna. La fotocamera è comunque una fotocamera da 5 megapixel, quindi è una buona fotocamera. La possiamo vedere, è qui. Ha anche il flash, ci pare una bella trovata, perché comunque può capitare di essere in giro, di star leggendo col proprio book reader, di voler prendere una foto. Certo, il processore non è pensato per questa cosa, non è il processore ideale per questo tipo di funzione, però è comunque una funzione che noi troviamo molto piacevole. Ora siamo passati a vedere lo stand di Kobo, un'azienda che ci piace molto, che probabilmente alcuni di voi già conosceranno, fa degli ebook reader interessanti, dalle caratteristiche molto, molto interessanti, appunto piacevoli. Siamo venuti qui oggi soprattutto per poter provare un dispositivo nuovo appena lanciato dall'azienda che ci è piaciuto molto. Sto parlando di Kobo Aura H2O. Come potete vedere si tratta di un ebook reader dalle linee minimali, dal design molto semplice, cosa che comunque contraddistingue in generale la linea di Kobo. Abbiamo un bel display, 6,8 pollici, con una tecnologia carta ink che Kobo ritiene veramente buona e di cui va molto fiero. La risoluzione è davvero gradevole, permette anche di vedere le immagini in maniera piacevole. Lo schermo ha la regolazione della luminosità per permetterci di vedere, di leggere anche di notte. Possiamo regolare la luminosità dello schermo semplicemente facendo questo slide sul lato del dispositivo. Si tratta di un dispositivo piacevole da tenere in mano, anche se inizia ad avere uno schermo abbastanza grande, si tiene bene in mano anche con una mano sola. È molto, molto gradevole da vedere, ma soprattutto, come suggerisce il nome, ha una funzionalità molto particolare, H2O, perché con questo nuovo Kobo si può fare questa cosa qui. E come vedete, lo schermo funziona, Kobo funziona, lo possiamo tirare fuori dall'acqua, ci avverte soltanto logicamente che lo schermo è bagnato, di pulirlo con l'apposito panno che c'è nella confezione, che ci viene dato nella confezione, noi lo asciughiamo, gli diamo una pulita e possiamo subito ricominciare ad usare il nostro ebook reader. Questo vuol dire che possiamo portarlo in spiaggia, che possiamo portarlo in piscina, che possiamo leggere ovunque senza problemi e senza difficoltà e senza più la paura di rovinare il nostro lettore. Il prodotto verrà lanciato a un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 180 euro, è un prezzo abbastanza elevato, però è un prodotto che ci piace. Non vediamo l'ora di farne la recensione e siamo anche molto curiosi di vedere come risponderà Amazon nella sua nuova linea di Kindle, per vedere appunto che concorrenza intende fare a questo tipo di prodotti. Interessante questa flip cover che ci permette di portare in giro il nostro lettore in maniera più tranquilla, senza preoccuparci di danneggiarlo. Ha la funzionalità appunto di riconoscimento della flip cover, per cui quando io chiudo il telefono va in stand by, quando apro si riaccende lo schermo,
E direi che appunto non vediamo veramente l'ora di averlo in mano per un po' di tempo e fare una recensione più approfondita. Abbiamo qui, tanto per così farvi un vedere quanto si è evoluta l'azienda, un modello che tra l'altro è il mio vecchio lettore Kobo, di cui ancora, che ancora mi dà delle belle soddisfazioni. Potete vedere, questo non aveva ancora neanche lo schermo retroilluminato, però già era un piacevole. Questi nuovi saranno veramente dei bei prodotti, almeno a me piacciono molto. Per averci seguito, per averci supportato in questi, esatto, in questi giorni, no? Ringraziamo gli utenti che hanno visitato il sito nella nostra pagina IFA, abbiamo avuto un boom di visite anche in seguito all'evento di Apple di ieri sera. La pagina IFA, dove continuate a trovare tutti i nostri approfondimenti, gli ultimi video che stanno ancora arrivando, la trovate sempre al solito indirizzo www.readball.com/IFA2014/finale. C'è più roba di quanto se ne può vedere dal vivo. Esatto, quindi... assolutamente. Io penso che sia il momento di ringraziare tutti insieme gli utenti che ci hanno seguito in questa avventura, sia di Twitter, YouTube, Facebook, Google Plus, Pinterest, Flickr, qualsiasi altra cosa, tutto quello che troviamo. Salutiamo qui dall'IFA 2014 Berlino. Arriveranno ancora però altri piccoli video dietro le quinte, altri momenti. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo evento. Bisognerà vedere che cosa ci aspetta nel futuro, ancora le carte sono tutte da scoprire ovviamente. E non diciamo niente per readball.com. Tutti quanti: Carlo Maria Fabianelli, Stefano, Andrea, Claudio, Gianluca e Roberto da dietro la telecamera. Ciao, che sta facendo ciao, nessuno lo vede. Ciao.